ragazzi e bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti alla terza edizione del derby degli youtuber di Milano. Per la prima volta all'aperto, con un sole incredibile, anche con un po' di vento, che in questo momento non c'è, ma ve lo anticipo perché potrebbe diventare un tema scomodo per la partita, speriamo di no, naturalmente. Un derby che arriva dopo il super derby degli youtuber stravinto dal Milan, ma soprattutto dopo il derby d'andata, vinto in rimonta clamorosamente dal Milan, con gli infortuni, due in particolare, uno di Gnabry in casa Inter, l'altro di Menzo sempre in casa Inter. Il primo, il capitano nerazzurro, è tornato a disposizione per la partita di oggi, Menzo no, gli mandiamo ancora una grande in bocca al lupo e un augurio di pronta guarigione. Comunque un derby importante, l'Inter a caccia della prima vittoria nella storia del derby degli youtuber dopo il successo alla YouTuber Summer Cup, e ovviamente in cabina commento non potevo che, come all'andata, chiamare accanto a me il grande Simone Seekwolf. Ciao Simo! Ciao, ciao, buon giorno a tutti, buona partita a tutti, sono gasatissimo. Dopo l'andata soprattutto, no? Sì, sì, ma perché lo dicevi bene tu, e parto proprio a bomba, perché chi vince, ok, il super derby e ci vogliono andare, l'Inter non ha mai vinto, ma soprattutto, e lo carico, e carico la cosa, scotta da morire che tu dimostri di essere assolutamente più forte, sei in avanti tanto a poco per tutta la partita, poi succedono due cose, due infortuni e tutto cambia. E da quel momento... Secondo te quanto hanno influito? Perché il Milan due gol li aveva già segnati, poi il terzo proprio nell'azione incriminata, no, degli infortuni. Allora, influiscono tanto, ma influiscono tanto non sotto il punto di vista del risultato quanto dell'umore e del morale dell'Inter. Perché magari il Milan avrebbe vinto lo stesso, ma l'Inter avrebbe provato a riprenderlo. Invece l'Inter ha staccato la spina e oggi non penso che voglia farlo. Ovviamente fortuna. Una sfortuna permettendo da una parte e dall'altra, però potrebbe essere una partita veramente con scintille. Beh, tu l'andata l'hai definita spaziale, no? Anche grazie a quella rimonta. Speriamo che oggi sia più o meno della stessa musica, magari più equilibrata nei 90, tra virgolette, minuti, che in realtà saranno 60, due tempi da 30 come sempre. E a proposito di questo, visto che insomma poi in campo non ci andiamo noi, ti lascio ascoltare i giocatori, quindi vai dentro con le interviste, io vado in giro, sì, a annusare l'erba, perché poi torno qui e la raccontiamo la partita. Allora, voglio sapere solamente risultato esatto. Sappi che poi però dopo la partita veniamo qui a commentarlo, eh? Allora, come ho detto nell'intervista doppia con Harry, partita molto risicata fino all'ultimo, insomma, ma prevarremo noi 5-4. Perché l'Inter favorita? L'Inter favorita perché all'interno un nuovo innesto che lo conosciamo, è molto forte, e secondo me dopo tutti i derby vinti siamo troppo convinti di vincerlo e un po' quello ci fregherà, secondo me, però comunque ovviamente daremo il massimo oggi. Sei al debutto? Sei al debutto ufficiale? Mi sembra al bar del liceo in America. E sei fortunato perché oggi ha porte chiuse, se no ti sarebbero tremate leggermente più le gambe. Allora, innanzitutto voglio sapere dove giochi, che ruolo, perché non ti abbiamo mai visto in campo in un derby. Centrocampista, centrocampista. Cercherò di giocare a centrocampo e proverò a dare una mano per organizzare il gioco del grande Inter. Vediamo. Io ho una domanda, ma voi tutti i footwork giocano a centrocampo? Qualunque persona di footwork, passa un passante che vi segue e dice: io sono centrocampista. Allora, se mi dici che giochi centrocampista, ti do una testa, perché ogni footwork che sento gioca centrocampista. Allora devo iniziare a parlarmi. No, allora, per l'evenienza, ragazzi, giocherò come terzino destro, sperando di rendere al massimo. Luca, Sasa da che? Sasa, prova, va. Togli un giocatore al Milan. Ma non lo vedi come sono messi? Non lo vedi come sono messi? Ma dai, ma questi sono degli improvvisati, dai. Non lo vedi come sono messi? Cioè, sinceramente, qui, cioè, togli un giocatore al Milan, gli fai un favore. Mirko. Sick. Allora, l'ultima volta che c'è stato il derby, sì, hai detto un sacco di stronzate nel prepartita, che si sono avvevate tutte. Però avete vinto. No, ho detto che la decideva il portiere. E mi sembra, che sia accaduto proprio questo. L'ha deciso il portiere. Quindi, grazie per avermi dato del coglione. No, è giusto, perché bisogna dire le cose come stanno. Sono un coglione. Ho visto non so se avete visto il prepartito, se avete fatto delle riprese, ma il portiere non si è buttato neanche una volta. Quindi, o sta preservando tutto, oppure la vediamo male. Parli del tuo portiere? Mio portiere che batte cuore in intervista, sappiamo, Quindi abbiamo un infiltrato in squadra. Vabbè. Il pallone d'oro di YouTube Italia. Sì. Non te la senti però così tanto? Un po' meno. Dovessi prendere un giocatore dell'Inter, mm-hmm, e portarlo nella tua squadra. Ah, Pierino Bagatti.
Pirino, ragazzi, bagato. Pirino, non so giocare a calcio, ma gioca a calcio. Non so come spiegarlo. È bagato Pirino. Daniele Brogna. Eccolo. Oggi okay. Non hai il treno. No, non ho il treno, sono tranquillo. Non lo so, sai che sono veramente incerto. Eccomi qua, sono tornato dall'infortunio. Prima partita che faccio dopo l'infortunio, quindi ho chiuso un ciclo, diciamo. Allora, voglio capire una cosa. Allora, io devo farti delle domande. Tu sei arrivato e hai risposto tutto da solo. Ma chi ti ha detto le domande dietro la regia? Voglio capire. Ma perché tanto le taglia tutte, Marcone, le tue domande? Sono inutili. Ho capito, ma scusami. Mettiamo conto che tu oggi vinci ora, il derby. Ora inizia con queste paranoie mentali, sti voli pindari. No. E se Ibrahim rinnova il Milan vince, già lo so, dai. No, tu oggi vinci il derby. Devi decidere chi affrontare in finale di Supercoppa, quindi del Super Derby. Visto anche l'andata, Roma o Lazio? Lazio, dai. Perché? Abbiamo già vinto con la Roma, l'abbiamo umiliata, umiliamo anche la Lazio. La Lazio perché sarebbe una finale più competitiva, anche se la Roma ha avuto degli assenti, però anche per fare una cosa diversa dal solito, ovviamente. Finalmente qualcuno che mi viene in soccorso, sempre, cioè io sono qui a prendermi gli insulti. Sempre la Roma in finale diventerebbe un po' mainstream, però speriamo Inter-Lazio, poi magari verrà al contrario, non lo so, speriamo in bene. Allora, visto che Gnabry ne ha dette di castronerie. Ok, sono tornato. C'è la sensazione che questo lo possa vincere l'Inter da una parte e dall'altra. Ah, ma secondo me è più scaramanzia però, lo dicono. C'è un pericolo dietro di noi. Ed è gravemente un pericolo. È un pericolo. Guarda, quando Mirko ha il microfono è sempre un pericolo. Perché non l'hai visto in altre situazioni. Siamo per iniziare la partita. Il derby degli youtuber Simone Filipponi e Federico Marconi saranno qui. Qui e soltanto qui a Milano per... Andiamocene. No, seguitemi. Entra in campo il Milan. Isaac. Zoccolo duro. Mirko Nirchiop. Lollo. Off Samuel. Nicola Footwork. Henry Lazza. E il capitano Daniele Brogna. E allora partiamo dai pali, perché in porta c'è Interista Bet. Luca Mastrangelo con Sex Appeal, poi Luca Nerazzurro ha esordito all'andata, doppietta nel primo tempo, poi non si sa perché si è cambiato nel secondo. Gianluca Rossi, che ha un'età come Mima ma sta bene, è pronto a giocare, così come un altro che fa il suo esordio oggi, Gunther dei Footwork. Lo abbiamo sentito carico nel pre-partita, chissà se come all'andata ne segnerà tre. Pierino dei Pirlas V. Gioca ovunque, dove serve, e oggi ha il sogno di risolverla. Dav. E adesso, signori, è il momento del capitano, che all'andata si è fatto male. Era in dubbio per la sfida di ritorno, ma come vedete il ginocchio funziona. Lui è brutto come un girone fa, ma anche molto carico. Gnabry! Sai cosa mi aspetto? Io mi aspetto piuttosto che il Milan ne sorprenda. Occhio, perché Gnabry scippa subito un pallone interessante a Lollo, lo serve a Gianluca Rossi dentro l'area come all'andata col sinistro. Prima palla gol dell'Inter. Occhio perché Lazza va da Brogna, c'è un interessante potenziale per il Milan con il mancino del capitano che però perde l'attimo contro l'altro capitano che è Gnabry ed è ripartito rapidissimo, salta Samuel, poi dalla parte opposta Pierino in ritardo. Luca Nerazzurro che ha un po' di campo, anche se Mirko stringe il tocco interno per Gunther. Guarda anche la porta, va sul destro, occhio a Gunther, la risposta e poi Gianluca Rossi, come all'andata, fa 1-0, la sblocca lui. Gianluca Rossi sempre più l'uomo dei tap-in, è sempre lì l'uomo giusto al momento giusto e l'Inter è avanti. Il Milan vuole rispondere con Harry che però si addormenta, Pierino gliela tocca, arriva Mirko, non si capiscono i due, quindi Pierino ne approfitta e va verso Gianluca Rossi che è rimasto da centroboa. Occhio a Pierino che finta il passaggio, poi va in porta e non la trova. Inter a centimetri dal 2-0, anche qui forse egoista. Quello che ti dicevo prima, perché Pierino fa una gran cosa, se ne va rapidissimo
va in porta praticamente da solo. Poi se mette la palla dentro, fanno 2-0. Non la mette perché è egoista calcisticamente parlando. La mette dentro adesso dalle parti di Brogna, che però allontana bene verso Lazza Ognabri. La prende il secondo, Lazza però non molla e gliela porta via. Poi dentro Samuel, 1 contro 2. Il secondo è Dav, che però si allunga il pallone controllandolo male. Samuel ancora, lottano i due. E poi occhio a Brogna che è solo, dimenticato da Gnabry, torna sul sinistro e calcia, ma forse esagera. Poi Lazza, esagera anche lui. Occhio alla palla buona per lo Zoccolo che cerca l'assist. Samuel! Eccola qui, la firma dell'1-1, è derby vivo, è battaglia, è equilibrio. La firma qui, con tutto il rispetto per il pallone d'oro di YouTube Italia, la mette Zoccolo duro. Che io palla. Avrei calciato, chiunque avrebbe calciato, lui non so come fa, vede perfettamente libero Samuel. Ed è io uno mi tolgo uno. Il cappotto, Simo, perché si scaldano gli animi qui. 1-1 è una partita che già ci fa divertire. Mentre Nerazzurro sul secondo palo per Pierino che la schiaccia. Isaac ancora, Pierino ancora, Isaac. Non è finita, c'è Gunther. Lazza risponde, occhio perché il fratello di Samuel vuole aiutare il suo Milan e ci sta riuscendo, mentre qui scivola clamorosamente Gunther. Samuel a porta vuota, col destro, comeback del Milan. È scivolato Gunther, la roba che non ti aspetti. Il Milan l'ha ribaltata con la doppietta del pallone d'oro. È entrato intanto Nicola, mentre Zoccolo duro porta a spasso il pallone. Salta Gnabry, stavolta calcia! Stavolta calcia! E segna un gol allo Zoccolo duro, 3-1 per il Milan. Mamma mia, l'unica cosa che viene da dire è mamma mia. Un segnale perché lui di solito un pochino si lascia cadere addosso il fatto di poter attaccare, si sacrifica e rimane dietro. Se va avanti si vede che ha visto che oggi è più vulnerabile la situazione. Vediamo se se ne accorge Gunther, ma Strangelo prende le misure. Zoccolo duro ancora con il contagocce, stavolta per Mirko che timidamente prova a metterci la testa. Eccolo Samuel che ne ha già fatti due, cerca la tripletta, non l'ha trovata con la Roma, vediamo se la trova oggi. Sì, la trova. 4-1 per il Milan che comincia a dilagare. Comincia a dilagare. Sta diventando quasi un tiro al bersaglio in realtà. Ogni volta che il Milan va in porta è gol. L'unico dubbio che mi viene a un certo punto, l'unica cosa che inizio a pensare è: non sarà il caso di coprire? Cioè, quando il Milan tira, non sarà il caso di mettersi davanti? Non sarà il caso di non fargli vedere la porta? È ricomparso Sespo. L'ultimo derby sei tornato? Sì. E avete perso. Ci sarai al prossimo? No, perché sennò perdiamo di nuovo. Secondo te cosa dovete migliorare? Perché avete perso il derby d'andata? Beh, abbiamo perso perché la squadra è vergognosa, ragazzi. Gigi, fai schifo, allenati Gigi. Mamma mia, interaggi in piedi. No, scherzo, perché ci ha detto male. Da tanto. No, che minchia ne so, avete barato, ragazzi. Occhio perché c'è Pierino dentro l'area, l'Inter vuole rispondere. E risponde con Pierino che si iscrive alla partita. Si riapre la 4-2, mentre noi stiamo provando a sentire Sespo, ma i ritmi sono altissimi. Qualora vincessi il derby, Edo, okay, vorresti affrontare Inter o Milan poi? Per il super derby. Non mi interessa tanto, li battiamo entrambi, vi dico la verità. L'autostima di quest'uomo mi fa impazzire. Brogna, un po' di cambio. Tanto allora ho chiesto il cambio a Brogna come se gli vendesse del fumo. Sì, è stato voi. Ci ho pensato anch'io, non volevo dirlo. Che vuole ripartire, occhio che 2 contro 2, sta arrivando veloce anche Nerazzurro, c'è anche Gunther dentro, Pierino guarda tutti, non serve nessuno e poi perde il pallone. Occhio dalla parte opposta, allo Zoccolo duro, 3 contro 1, tocco dentro, palla che rimane lì e Mirko cestina il gol del 5 a 2. No, se vuole scherzare esci fuori, se no giochiamo, va bene? Occhio perché ci sono scintille tra Gnabry e il direttore di gara. Il direttore di gara lo guarda malissimo. Intanto ce n'è Mastrangelo dentro per Luca Nerazzurro che segna il gol del 4-3. E qui Mastrangelo fa quello che Pierino non ha fatto per niente in questo primo tempo. Devo essere onesto, non gli avrei dato un euro a Mastrangelo. L'ho visto caricare il tiro, ho detto adesso tira una ciavattata fuori. Invece intelligente, vede il movimento. E occhio al... E intanto il portiere canta e balla, quindi non è pronto. No, lui no, però è tipo Samuel, lo fa... Occhio a Samuel che calcia verso la porta e poi Isaac deve intervenire adesso non ballando ma giocando a calcio. Vediamo l'uno contro uno con Gnabry, brivido, ma c'è Lollo che se la dimentica. Isaac su Mastrangelo, finisce così, un pazzo, primo tempo 4-3. Mastrangelo ha rischiato di segnare il suo primo clamoroso gol nel derby degli youtuber col portiere che ballava. Dai raga, messo una palla che ti ho messo, madonna cazzo. Beh, ho sentito chiamarla, stavo andando di tacco, ho sentito chiamarla, sono rimasto a metà, infatti l'ho toccata di tacco.
Personalmente sono deluso dalla mia prestazione, sono un palo, anzi il palo col vento, visto che un po' si muove, io proprio... Non ridere però, non è professionale. Ho capito, ma devi giocare anche con me, raga. No, con te. Cioè, cazzo, dai, cioè, anch'io scarto bene. Non, se la passate in avanti, intanto non corre. Se la passate più indietro a Rossi, non la prende. No, però intanto due gol ha fatti loro, tu zero, cioè. Ho capito, anch'io li sotto valutavo, però sono importanti. Non continui a incazzare con l'arbitro. Se non scivolavo, salvavo anche una palla. Ti ammazzo. No, ho detto mi incazzo. Io mi sono permesso nel commento di dire che l'Inter è sotto per colpa tua. Sì. È sotto per colpa tua? No, seriamente, perché conosciamo tutte le tue capacità e un paio di volte avevi la possibilità di passare il pallone e sei, diciamo, come posso dire, ingolosito e non hai dato quel pallone. Io credo che se tu nel secondo tempo riuscissi ad essere un po' più generoso, riusciresti a girare la partita. Tu che pensi? Penso che è ragionissima e ti darò due ragioni. Uno, oggi sto giocando male a prescindere. Due, giocando sulla fascia destra c'è il sole da questa parte e quindi c'è un po' la vista limitata quando si tratta di passare dall'altra parte. Ora che giocherò in questa fascia, mi gratto ovviamente, andrà meglio. La tocca Luca Mastrangelo e comincia un apertissimo secondo tempo. Sì, e secondo me ci... Cosa fa Pieri? Ha capito tutto di quello che gli hai detto ieri, no? Mi sento Sequel va via. Gioca Bonito, eccolo Pierino. Che sono finta tornato. Il destro, va sul sinistro, calcia d'esterno e avvisa Isaac. Comunque, si è fatto pure male, attenzione. Occhio. Dici perché ha preso un colpo? No, perché ha colpito terra mentre calciava. Ma senza il sole contro. Morbido a cercare Pierino, che pensa al destro, prova il palleggio. Riesce ancora a smaterializzarsi e a segnare un gol alla Pierino. Poi mostra i pettorali, fa 4-4. Stavamo perdendo e grazie a chi sarà si vinceremo. Ragazzi, ha fatto un gol pazzesco Pierino. Hanno tanti difensori dietro che menano, corrono e tanti creatori di gioco. E anche il Milan come Samuel che apre sull'Azza, occhio al 9 in area, va sul sinistro, torna Dab che prova a fare esattamente quello che tu hai descritto. Poi Mastrangelo si autolancia sullo zoccolo che lo sposta legalmente e riparte per il Milan con grande potenza. Costo costa dello zoccolo duro che poi apre, subisce fallo, punizione, Inter non convinta, io francamente sì. Dici che va lui? Sì, va lui subito, non ci credo, non ci credo. Protesta tutta l'Inter, ma il fischio era arrivato anche se l'Inter non aveva sistemato la barriera. È 5-4 per il Milan e gol. Pazzesco, pazzesco e intelligentissimo qui, ma c'è poco da fare. Sai che il regolamento ricorda, dice quello. Mi ricorda Del Piero contro la Lazio nel 2012. Non lo ricordo, non stesso lo ricordo. Gol e anche in quel caso giustamente convalidato. Furbo lui, furbo il Milan, distratta l'Inter. E allora è 5-4 per i rossoneri che adesso devono tornare a contenere, a ripartire per far male. L'Inter vuole far male e basta. Con Gunter, coi piedi, anzi col piede, Isaac, da centrocampista, non da portiere. Però siamo già dalla parte opposta, con Brogna, che non calcia. E questa è un'altra cosa che è il Milan. Poi qui la palla non filtra, ma l'Inter cerca sempre la porta con qualsiasi giocatore. Il Milan invece spesso entra anche in porta col pallone pur di servire il compagno. L'avevamo vista anche al Super Derby. Molto spesso loro hanno segnato in area piccola. Attentato alla mia telecamera da parte di Luca Nerazzurro, che poi mi guarda con una faccia molto erotica, che però non ho apprezzato. Sul ritorno di Brogna, poi Lazza chiuso da Gnabry, che prova a ripartire, dimostra di stare bene, poi duello con Samuel. Tutto regolare, credo. Tutto regolare, palla piena. Sì. Diciamo che Gnabry forse qui ha lavorato un po' sulla mente dell'arbitro e quindi pensava che l'arbitro poi fischiasse il fallo davanti l'urlo. Continua ancora a insultare l'arbitro. Io l'avrei già ammonito da ore, se posso essere sincero. Comunque Gnabry non l'ho mai sentito parlare in vita mia, neanche nei suoi video. Ho visto 5 minuti che gioca. Ha minacciato l'arbitro. Ha ucciso un pischelletto. Wow. Ma chi è? Lazza ingabbiato, perde il pallone, non arriva neanche lo zoccolo duro, quindi insiste Mastrangelo, sempre sul pezzo, la difende in mezzo a due. Mastrangelo alla fine lo zoccolo gliela porta via. Quello ma volevo signori, dirti, oggi tanta roba Luca oggi, Mastrangelo. Chapeau. Poi insiste Pierino.
che insiste su Samuele, lo insulta anche a caso pesantemente. Poi serve Luca Nerazzurro, Mirko dei Nirchiop, ordinato come sempre. Nicola, con Pierino saltato, e quindi occhio perché il Milan riparte e lo fa molto bene. Lazza guarda Nicola, lo serve, sta uscendo il portiere. Nicola, interista Bet, due grandi portieri. Insiste Nicola, dribbling riuscito, poi non c'è Lazza, c'è rimpallo, c'è Nicola dentro. Non arriva Samuel. Milan ha un passo dal 6-4. Allora, io faccio una previsione che mi auguro per i tifosi del Milan che sia sbagliata, ma di questo passo il gol lo prendono. Poi però rischia Nicola che si addormenta, occhio che sono in tanti dell'Inter. Conduce Gnabry, largo Luca Nerazzurro. Gnabry in porta! Esulta in faccia a Samuel, in faccia a tutti, senza scarpino. 5-5, incredibile. E attenzione al movimento di invece è corta la punizione. 1-2, vediamo se arriva ora il cross. No, lo gioco lo sterza. Poi dietro, per Mirko, non gliela lascia Samuel. C'è comunque Nicola, deviazione, Lazza! L'ha presa interista Bet, che tiene a galla l'Inter. E poi occhio a Pierino che accende il motorino. Lo rincorre anche Samuel. Pierino calcia e segna! Un gol pazzesco! Pazzesco! Rimonta dell'Inter! L'ha ribaltata! L'Inter in due tentativi ha rimontato questa partita. Sarei curioso di sapere adesso quanto manca alla fine, lo chiederemo all'arbitro perché può cambiare tutto. Questo gol cambia tutto anche a livello psicologico. Il Milan si fa avanti due volte, una volta sbaglia in disimpegno, la seconda volta si fa avanti ed eccolo qui, Inter avanti. Due di recupero, sentiamo un commento rapidissimo di Gianluca. Ho detto che era... sono uscito io ragazzi, primo gol, sono uscito, stirato 7 minuti e questa è la mossa a sorpresa, l'Inter vince. Quindi merito tuo Gianluca. Occhio, occhio, perché può finire qui il derby. Con Gunther e Mastrangelo. Servito Mastrangelo! Sì! Lo vado ad abbracciare. Intanto Federico va a abbracciare Luca Mastrangelo. Diciamo che è il gol giusto, meritato. Dopo un'ottima partita entra anche zoppicando Gianluca Rossi per festeggiare la rete di Luca Mastrangelo, che adesso esulta. Gol meritatissimo da parte di Luca Mastrangelo, che per tutta la partita ha overperformato. E adesso arriva anche il meritatissimo gol. Partita che attende soltanto il fischio finale e che il Milan ha completamente buttato. Un po' come l'Inter all'andata. C'è anche spazio per Luca Nerazzurro. Più 3 per l'Inter. Prima vittoria dell'Inter nel derby degli youtuber. Una vittoria folle, incredibile. Gnabry zittisce tutti. Ascolta, ascoltiamo Gnabry. Ed è giusto così, sono vergognosi. Pensano di vincere col 5-4. Gol inesistente. Questo è l'Inter, la squadra più antisportiva del Milan. Questo è l'Inter, così si vince giocando a calcio. Zoccolo, così. Vergogna. Zoccolo, vuoi dire, vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa? No, io faccio i complimenti, loro fanno chiacchiere. Zoccolo così in chiusura, ma posso dire, vieni qua, compagno d'avventure. Io voglio dirti una cosa. Anche due. Per l'Inter adesso l'appuntamento è anche rimandato al Super Derby per la prima volta. Salve, dico una cosa, c'è un problema. I primi due li avevamo persi e l'Inter aveva pareggiato e poi vinto nella realtà. Oggi che abbiamo vinto mi faccio una toccata, grazie. Ti capisco. Ma Stangelo io lo vorrei sentire perché... Gol e un assist li fai a tavola. Gol e un assist... a tavola li fai. Allora, il gol ragazzi, lì dico la verità... come alla Bernardeschi, ho provato la giocata, ho detto o la va o la spacca, o faccio l'Eurogol o faccio la figuraccia. Per fortuna è andata bene. Senti, scherzi a parte, è un gol, l'abbiamo detto gol semplice, ma l'abbiamo detto per tutta la partita. A parte l'assist nel primo tempo, ma hai giocato una partita di sacrificio, di voglia e soprattutto sei entrato, dicevo, nel momento di maggiore difficoltà dell'Inter, con la testa giusta, lì è cambiata la partita, secondo me. Ma sono entrato come cerca di fare sempre il mio pupillo Darmian, che non sbaglia. Io ti ho paragonato a Darmian durante la partita. Che non sbaglia mai una partita, sia che gioca titolare, sia che entra. Darmian non sbaglia, entra sempre con la testa giusta e mi sono ispirato a lui. Dani, da capitano, cos'è mancato a questo Milan? Ho visto tanto nervosismo in campo, più nell'Inter in realtà, soprattutto da parte di Gnabry, con lo Zoccolo che è qui, e anzi lo invitiamo anche a venire perché l'abbiamo sentito un po' nervoso, no? Anche lui. Però chiedo a te da capitano, e poi lui conclude, cosa è mancato al Milan perché eravate avanti oggi, come due derby fa? Sì, abbiamo sbagliato a non approfittarne sul 4-1, perché loro venivano su, non siamo stati bravi in contropiede. Mea culpa, è mancato l'attacco, vale a dire il sottoscritto. Ho patito molto, ora sembro Mazzardi con queste scuse, la pioggia, le nuvole, però il sole,
il sole era fastidiosissimo, quindi se la prossima volta possiamo organizzare col cielo nuvoloso magari qualcosina in più posso fare. Per l'aspetto più serioso passo la palla al vero capitano. Vabbè, al vero capitano addirittura. Beh, sicuramente il leader carismatico, perché parli tanto, dai tante indicazioni, ti arrabbi, lo hai fatto molto oggi. No, io ti ho sentito anche da avversario durante Milan-Roma e eri fastidioso da avversario, perché non c'era pericolo che la squadra, che la tua squadra si disunisse in campo, perché tenevi un po' il joystick in mano. Sì, diciamo che nel secondo tempo, quando ti viene a mancare la lucidità fisica e quindi hai meno fiato, devi usare molto più la testa, e purtroppo noi abbiamo preso 3 gol perdendo la palla nostra, facendo gioco noi, e quelli sono 3 gol che poi alla fine pesano sulla partita. E dunque, signori, abbiamo sentito un po' di sensazioni, abbiamo sentito il mio compagno d'avventure Seawolf, io sono arrivato come sempre, come in ogni derby che si rispetti, svociato alla fine, anche emozionato, anche infreddolito, ma soprattutto molto contento, perché credo sia uscito un altro match entusiasmante, emozionante e soprattutto divertentissimo per voi a casa. Quindi fateci sapere, secondo voi, chi sarà l'avversaria dell'Inter al Super Derby degli YouTuber, perché a marzo c'è Roma-Lazio e sarà un Roma-Lazio molto speciale, la 10ª edizione del derby di Roma. Chi lo sa, io comincio a fare qualche giro di campo, così mi riscaldo in tutti i sensi, anche per marzo, oltre per il fatto che fa freddo. Ma grazie a tutti per aver seguito questo derby, ci vediamo a marzo e con altri contenuti ovviamente sul canale Immancabili. Un bacione, never give up e alla prossima, ciao!